Buongiorno. Tantissimi cuori per te, ti vogliamo molto bene, vogliamo indicarlo anche proprio così graficamente. Che carini, grazie molte, grazie, è piacere. Avevamo anche fatto una prova, però non veniva. No, non veniva altrettanto bene. No. Meno male che non vi è venuta brutti maligni, perché invece il cuoricino mi piace di più, è piacevole. Olè. Ok, speriamo che siano piacevoli anche le notizie che dobbiamo commentare insieme. Speriamo. Partiamo dalla prima. Lui, diciamo che non ha bisogno di presentazioni, perché è un attore molto bello, invece su di lei bisogna spendere qualche parola. È una ragazza molto bella, si chiama Viviana Ross. Lei fa la cameriera in un albergo. In questo albergo è stata licenziata perché ha così pagato, appunto con il licenziamento, una notte bollente, si presume, d'amore insieme a Orlando Bloom, che vedendola l'ha invitata nella sua suite. Lei ha accettato l'invito, come si dice, a C'è posta per te, e poi ovviamente ha perso il lavoro. Perché? Non sappiamo se fosse durante il suo turno di lavoro oppure no, però la policy dell'albergo non... Comunque un servizio in camera. Era un servizio in camera. Brava, che genio. Beh, di alberghi ce ne sono tanti, per cui voglio dire, un altro posto lo trova. Ma poi soprattutto bisognerebbe valutare se era in servizio, nel senso che doveva lavorare, o se invece era in libertà. La differenza è fondamentale. Bisognerebbe indagare ulteriormente, secondo me. Così sui due piedi è difficile dire chi ha ragione. Mi sembra che l'aveva esagerati, vabbè, è andata via. Ma poi anche Orlando Bloom avrebbe potuto aiutarla. Appunto. Ma poi anche Orlando, forse per questo non poteva dire che era vero. Credo che non sia solo Orlando. Ma siete maligni, mica da ridere, ragazzi. È pericoloso alzarsi e andare via quando voi siete ancora qui. Cercherò di rimanere qui tutta la sera. Continua a restare, perché invece c'è la seconda notizia. Vabbè, andiamo avanti. Allora, da una coppia che poteva nascere, che non è nata, a una coppia consolidata invece, o almeno fino a questo punto, perché dall'ultimo gesto di lei non si sa bene come stanno veramente. Sto parlando di seria. Donald Trump e Melania, e abbiamo un video e poi la commentiamo. Non mi toccare. Beh, però scusate, ci sono altri video proprio uguali. Siete maligne. Sì, anche qui? Sì, no, anche qui sempre. Allora, voglio dire, lei prende la mano in un momento in cui lui è ufficialmente il presidente degli Stati Uniti. Scusami, che il presidente degli Stati Uniti entri in un fatto ufficiale con la manina nella manina, scusate, ma mi sembra una roba. Ma gli Obama pomiciavano tra un po', erano sempre ma lì. Ma gli Obama, no, quando sono anche stati Clinton, presenti... Anche Reagan, sempre mano nella mano. In questo momento, lui, in quel momento lì, lui è il presidente degli Stati Uniti, rappresenta gli Stati Uniti d'America. Andare in giro manina nella manina, scusa, lo trovo sciocco. Ma la passiamo alla terza notizia, cambiamo totalmente argomento. Allora, fino ad ora le campagne di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale sono quasi sempre rivolte ai guidatori. In Francia adesso invece si punta a sensibilizzare i pedoni. Guardiamo un video che è divertentissimo, prova a vedere cosa hanno escogitato. Oddio, che cos'è successo? Ha fatto un urlo, una frenata. Sì. Praticamente loro creano ai pedoni che attraversano senza guardare o con il rosso un effetto sonoro di una strisciata, di una sgommata di un'auto in corsa. E quindi prendono paura. Poi sono le loro paure. Vengono fotografati. Sono riprese e vanno sono in LED. Riprese e vengono messi in LED. Diciamo che è un classico prank, no? Una specie di scherzo a scopo benefico. A scopo benefico. Per intimorire il pedone. Voglio dire, il pedone è vero, è maleducato. Quando è maleducato mette a rischio la sua e la vita degli altri. Sì, per cui in effetti capisco ed è giusto insegnare educazione a tutti. Agli automobilisti, ai ciclisti, ai pedoni, a tutti. Quando Milano era una cosa molto seria nel 1938, mia madre in piazza Piemonte scese dal marciapiede col semaforo rosso e il vigile gli fece la multa. Senza far tutte quelle pippe delle frenate, le cose che le trovo una se tu attraversi, è giusto, perché l'educazione è di tutti, la strada è di tutti, hanno diritto a circolare serenamente le macchine, i pedoni, i ciclisti, per cui l'educazione ai pedoni mi sembra che sia una cosa interessante. Mi raccomando, soprattutto i ragazzini, quando attraversate, andate in bicicletta, attraversate la strada, lasciate 5 minuti di leggere il cellulare e lo leggete dopo a casa, è vero. Mi raccomando, ragazzi. Brava, voi brava Mara.
Esatto, quando sei... Andiamo avanti con la avanti. Questa è una notizia tenera, tenera. Perché ci sono due sorelle gemelle inseparabili che hanno 100 anni. Ah, però, campate le sorelline. Sì, sì. Vi facciamo vedere un video. Ah, ma che belle! Hanno fatto un servizio fotografico per i loro 100 anni. Siamo ed è 100 mia anni. Tra qualche anno, tra l'altro. Ma loro sono gemelle. Sono gemelle. Sono gemelle. Infatti le ha vestite uguali, una rosa e una azzurra. Quello se lo potevano visitare la vita. Ecco, qui è meglio. Sì? Sono in forma, 100 anni ammazza, gli ha fatto bene. Qui insomma, ecco. Mara, quanta pazienza ci vuole per stare sempre con la sorella per 100 anni senza mai litigare? È per quello che sei in forma, perché ti sei fatto due balle tremende che alla fine, voglio dire, no, magari vai d'accordo, non è mica... Certo, c'è, beh, ma queste le foto del giorno del compleanno, non sai se il giorno prima macchina, si picchiavano. E te, non, adesso giocheranno a chi va per primo. Tocca a te. Questa è brutta. Vabbè, abbiamo una andiamo avanti, ma ci sarà un'altra notizia. Ma se arrivi a 100 anni, hai anche l'ironia per scherzare su questa cosa. Guarda, io beh, se non la scherzi anche a 75, cominci a 76, cominci a avere l'ironia di scherzare. Neanche, vabbè, perché spero, no, a 100 no, anni sentono. Tu sia vagamente ricordato da non accorgerti più di niente, se no che ci arriva a 100 anni. Così è più bello, però. Io ne ho 34, non mi ricordo già come ti chiami, ma andiamo avanti. Questo però è possibile, voglio dire, anche. È assolutamente possibile, perché siamo alla quinta notizia di questa settimana. In Danimarca non ci sono abbastanza disoccupati. Ma perciò questo imprenditore, che si chiama Peter Envolsen, così si dirà? Sì. Ha avuto una comanda, un lavoro da tantissimi soldi, veramente tantissimi soldi, ha avuto bisogno di trovare forza lavoro, braccia, insomma, che lo aiutassero. Non ci sono abbastanza disoccupati e quindi probabilmente si troverà di fronte al proprio costretto a mollare questo lavoro, perché non ce l'ha. Che possiamo fare? Questo è un problema che hanno i paesi del nord, di avere poca forza lavoro, perché non fanno figli, non c'è... Vero? No, lì facciamo tantissimi figli. E allora dove li mettete? Li impiegano tutti, non ci sono disoccupati, c'è lavoro per tutti. Più ne fanno, più si crea lavoro, evidentemente. Più lavoro, più fai figli e più c'è lavoro. Forse sì, ripartirà fanno l'economia. Fanno le balie? Fanno le balie, poi faranno gli asili, poi faranno, non so, i giochi. So. Non so, che si... Insegnateci la vita, danesi, svedesi. No. E anche sono a dire Ene Volsen. Sesta notizia, c'è qui una donna che ha insegnato a tutti, Cher. Ha 71 anni. L'abbiamo vista ai Billboard Music Award, dove si è esibita così. Ma dai, è bionica. Cioè, è assolutamente bionica, non è umana. Cioè, è in costume. Ma ha un perizoma, ha delle tette d'acciaio. È leggermente diversa dalle due gemelle centenarie. È sempre una ventenne. 30 anni a quell'età lì contano. Stivali un po' da cugini di campagna, però... Vabbè. Che bella! Una bella resistenza a curarsi, perché devo dire che forse uno a una certa età si rompe anche le scatole a Madonna. Dover andare, perché insomma certamente qualche ritocco guarda l'avrà qui. Fatto per forza. Qualche. Diversi. Wow. Io a 71 anni così un po' di ridicolo mi verrebbe, scusate, più forte di me. Ma io certo. Sono... Però cioè, dentro quanti anni ti senti, Mara? 76. Sì? Sì, me sento. Certo che te li senti, perché non te li dovresti... Qual è la giustizia? Perché io pensavo che dentro ti senti sempre un po' 30, 40, 50, quello che insomma... Io ma non che... è vero, ma e non ti è guardi vero. Allo specchio e dici, ma che è successo? Nel no, senso, quando mi guardo allo specchio dico, uè, meno male, anche oggi è andata, voglio dire. Invece lei è una forza della natura. No, ha voluto essere, no, come si sente stare dentro? Bene in salute. Devo dirti che la preoccupazione maggiore, secondo me, dopo una certa età, è star bene in salute, che questo è fondamentale, perché ti fa essere allegro, ti fa essere contento, ti fa fare anche le battute di spirito. Allora, però, ma poi largo tutta ai quella giovani, su, ma cioè, che un certo punto lo spettacolo cambia, non ti puoi neanche adattare a quel tipo di ma lì poi si toglie il costume concerti, e via che col costume, ma... capito? Benissimo! Mi sembra una chiusa perfetta! Ti sottoponiamo, Mara, l'ultima notizia di oggi. Una signora che si chiama Sandra Milena è stata ricoverata e operata d'urgenza per aver ingoiato $9,000.
Questi 9.000 dollari li aveva racimolati nel periodo in cui era stata insieme al suo ex fidanzato e quindi non voleva dividere il bottino con lui, piuttosto mangiarli. Ne ha mangiati 9.000, sono riusciti a recuperarne 5.700. Gli altri per ora non sono pervenuti. Non posso dirlo perché... Allora, voglio dire, ma una banchetta non ce l'aveva un posto dove metterli senza bisogno di bagnarli, nel senso... A me mi sembra che la gente lo stia... Ma chi ti dà un dollaro? Come sono? Questa signora, 5.000 le ha recuperate. 5.007. Cioè, mancano 3.300. Che deve c***o tutti. E quelle che dicono soldi sporchi? Sono un po' sporchi, perché magari lavorando li ha messi insieme al suo fidanzato e siccome glieli vuole fregare, sono un po' sporchi, per cui mi sembra una cosa perfetta, assolutamente in linea con l'azione della signorina, giusto? Come ha fatto? Carta. Ho capito, ma... carta, ma... Ma ci viene da masticarli, scusa. Scusa, se ve lo dico. Io avrei masticati tutti. Scusa se ve lo dico, ma è proprio una notizia? Brava, esattamente così. Ecco. Però essere onesti è meglio, dava i suoi 5.000 al moroso, si teneva i suoi 5.000, non aveva mangiato niente, non si... poi si è toccata anche a operare. Lo sai qual è la vera verità? Che essere ladri si perde sempre. No, questo è molto vero, ce lo tatueremo in gotico, nell'interno coscia, ma la vera verità, Mara, è che lasciarsi è difficile. Per esempio, noi cinque adesso con te, che stiamo facendo le ultime notizie di questa stagione di Real, dobbiamo piangere tutte le lacrime che abbiamo? No, tutte no, facciamo le lacrime adesso. Ci vogliamo mangiare? Vogliamo mangiare le cartellette. Ci dispiace, mi dispiace molto, perché mi divertivo molto a queste belle domande che mi avete sempre fatto, che devo dire ringrazio il cielo che vi ho incontrato, perché così mi sono fatta sicuramente una cultura che non avrei mai immaginato di fare, perché qui tra questo quello e quello abbiamo detto ma al di là del dispiacere di perdervi nelle devo dire, spero che ci rivedremo. Guarda, devi ringraziare il cielo di nuovo, sì. Mara, perché è dal cielo che ti arriva un omaggio da parte nostra, che entri il regalo per Mara. Ma da dove? Che carine! Ma che... No, è difficilissimo. Guarda, se posso aiutarti... Inizia da niente. Aspetta. Li posso distribuire io? Ti giuro, certo, che non mangio nulla di quello che c'è dentro per il dispiacere di mollarci. Allora, Mara, questo qui è da parte mia. Fate la partita? Allora, ti servirà nei prossimi mesi, perché sappiamo che sei chiamata a dare molte delle tue opinioni. E calcolando che le tue opinioni spesso sono bippabili, così almeno te lo puoi portare da casa. Tu te lo porti quando sai che per te è proprio no, così preventivamente un bip. Carino, lo porterò sicuramente. Carino. E siccome noi andiamo in vacanza, e andrai in vacanza anche tu, io ti aspetto in Sicilia, in un posto che a te piace tanto, dove girano Montalbano, al Circolo dei Nobi, e facciamo un bel torneo di burrata insieme. Grazie, grazie molte. Questo volentieri, poi il posto è bellissimo. Allora, se vai in Sicilia, però dopo un po' ti fai molto, molto, molto caldo, e allora verrai a trovare me, perché so che ti sei innamorata della Svezia. Andiamo a pescare le aringhe insieme. Poi le mangiamo? Certo, ti aspetto in Svezia. Sicuramente, anche perché è un grande paese così differente dal nostro. Con tante notizie, no? Tante mele. Adesso, senti, facciamo una roba, le notizie teniamocele per l'autunno, speriamo, voglio dire, le notizie, vengo a vedere il paese perché è un gran bel paese. Mara, anche io ho un pensierino. So che tu ami moltissimo. Questa è una marionetta, non ti offenderai, della regina Elisabetta. Te la porti ovunque, quella che fa così con la manina. Ti carica col sole, ti fa il balletto e ti saluta. Fa... Carino. Sempre con te. L'ultimo regalo, Mara, è perché noi vogliamo... Sì, è mio, ma è da parte di tutte. Perché ci piacerebbe che tu ci portassi sempre con te in un posto molto vicino al cuore. Per cui... Ah, che carine! Molto carine! Certamente!
molto carine, vi porterò sicuramente vicino al cuore. Guarda come siamo belle. Sembriamo una girl band, per cui se tu volessi portarci anche sul palco di X Factor indossandola, magari... No, certo, sarebbe la volta buona. L'unico problema è che qui dentro non mi ci stanno le tette. Ma è fatta apposta per essere strizzata. Ah, oh, beh, sì, va bene. Allora va bene. Allora se deve essere strizzata, così voi vi allargate. Però. Va bene. Grazie, Mara. Che bello. Grazie. Grazie mille. Grazie dei regali fantastici. Grazie. Ciao. Grazie, Mara.